sono innocente. Durante l'interrogatorio di garanzia, Igor Sollai, marito di Francesca De Idda, scomparsa da Cagliari il 10 maggio scorso, ha ribadito la sua innocenza. I resti di Francesca sono stati trovati il 18 luglio vicino alla vecchia statale 125, in un borsone da calcio, dove era stato localizzato per l'ultima volta il suo cellulare. A scoprire il corpo è stato un pastore tedesco specializzato nella ricerca di cadaveri, inviato dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari da Bologna. Poco prima, nello stesso luogo, erano stati rinvenuti alcuni oggetti personali di Francesca, tra cui un bite dentale, identificato dall'odontotecnico che l'aveva preparato. La procura ritiene che Francesca sia stata assassinata e che il marito Igor abbia occultato il cadavere. Igor è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio, ma continua a negare ogni responsabilità. La procura possiede prove decisive contro di lui, che saranno esaminate più dettagliatamente in seguito. Nel frattempo, la criminologa Roberta Bruzzone e l'avvocato Gianfranco Piscitelli stanno collaborando per chiarire ulteriormente i dettagli ancora oscuri del caso. Le sue colleghe di lavoro furono le prime a notare qualcosa di strano, poiché di Francesca non si ebbero più notizie dal 10 maggio, l'ultimo giorno in cui era stata vista al lavoro. Il giorno successivo, un'email indicava la sua volontà di licenziarsi e prendersi una pausa. Successivi messaggi inviati dal suo telefono, apparentemente da lei, indicavano solo il desiderio di staccare la spina e prendersi un po' di tempo. Le indagini hanno rivelato che quei messaggi non erano stati scritti da Francesca. La verità è che la donna non è scomparsa volontariamente, è stata uccisa. Si tratta di un caso di femminicidio. Per gli inquirenti, il marito ha elaborato una versione dei fatti falsa per occultare l'omicidio e il nascondiglio del cadavere della moglie. Il movente? Da circa un anno e mezzo, Igor aveva una relazione extraconiugale con una ex compagna di classe. Con la moglie condivideva beni comuni come l'auto e la casa. Eliminandola, avrebbe mantenuto tutto per sé e avrebbe potuto avviare una nuova vita con la sua amante. Igor sperava di farla franca, ma le amiche e colleghe di Francesca hanno rapidamente scoperto il suo inganno e hanno denunciato la situazione. Prima di tutto hanno contattato il fratello di Francesca, Andrea, con cui la donna non aveva più contatti da tempo. Dopo aver compreso la gravità della situazione, Andrea si è subito mobilitato per fare chiarezza. Inizialmente tutti hanno continuato a inviare messaggi a Francesca e a tentare di chiamarla, senza mai ottenere risposta. Il telefono è rimasto acceso fino al 31 maggio, giorno in cui Igor è stato convocato in caserma per essere interrogato sulla scomparsa della moglie. Da quel momento il cellulare di Francesca è diventato irraggiungibile. Le amiche hanno subito sospettato che il telefonino fosse in uso a qualcun altro. Come riferito ai carabinieri da una delle amiche di Francesca: «Più che altro io scrivevo e chiedevo anche di sentirci a voce, ma Francesca diceva che non le andava di parlare e non era dell'umore giusto. La sensazione è che a scrivere la chat dopo la scomparsa non fosse Francesca ma un'altra persona, perché al contrario di lei, chi scriveva si dimostrava disinteressato, non aveva parole di gentilezza verso l'interlocutore. C'erano anche spazi e punteggiature che Francesca non usava. Ci sono delle imperfezioni grammaticali e Francesca era molto precisa con le parole. Inoltre i messaggi erano impersonali. Mi ha insospettito parecchio la freddezza di tali messaggi». Ecco il punto cruciale. L'amica di Francesca ha deciso di mettere alla prova la chat per verificare se effettivamente a rispondere ai messaggi non fosse Francesca. Così, il 31 maggio, diversi giorni dopo la scomparsa, ha scritto fingendosi preoccupata e chiedendole come stesse. Inoltre ha menzionato che anche una loro collega, Giulia, si era licenziata. La risposta ricevuta è stata «Ma veramente?». Tuttavia, in azienda non c'era nessuna collega di nome Giulia. Questo scambio ha confermato il sospetto che non fosse Francesca a rispondere ai messaggi. Inoltre, Francesca aveva confidato alle sue amiche i sospetti riguardo al marito.
indicando che forse lui la tradiva, poiché riceveva molti messaggi serali. Aveva scoperto la verità? È possibile che questo abbia contribuito alla sua morte? Igor ha commesso un ulteriore errore. Dopo l'omicidio, ha venduto l'utilitaria della moglie e, rendendosi conto di essere sotto indagine, ha chiesto all'acquirente di farle una pulizia approfondita. Dagli una pulita, dagli una bella igienizzata, anche dietro, capito? Tutte queste cose qua, insomma, anche solo con lo sgrassante e secchiello. Soprattutto, l'auto è stata pulita con particolare attenzione alla parte posteriore, dove si sospetta che Francesca possa aver trascorso i suoi ultimi momenti. I giorni scorsi è stata eseguita l'autopsia sui resti della donna per chiarire le cause e il luogo del decesso. La procura ipotizza che l'omicidio sia avvenuto in un luogo diverso da quello in cui è stato ritrovato il corpo. Igor Sollai è accusato di essere il responsabile del crimine, ma i suoi avvocati hanno richiesto la scarcerazione al tribunale di riesame, sostenendo che il loro assistito continua a proclamarsi innocente.